È un piacere tornare ad avere degli ospiti molto speciali per il nostro format Sportivi E. Qualche mese fa parlavamo nell'ambito del calcio di una società che pochi mesi fa è tornata di nuovo alla ribalta e in quel momento in cui appunto i nostri ospiti erano venuti a trovarci e la formazione, adesso dopo vi svelo anche il nome, stava andando particolarmente bene, però tra naturalmente per motivi anche di scaramanzia non abbiamo parlato più di tanto di quelli che potevano essere gli obiettivi della società. Ebbene, sono passati qualche mese e questi obiettivi sono arrivati a buon fine. La San Giustese, questa è la società storica, tornata di nuovo alla ribalta quest'anno, appunto del calcio, non solo canavesiano ma piemontese, ha conquistato una serie di fantastiche vittorie ed è giusto a questo punto, visto che la stagione è ormai arrivata al suo culmine, raccontare un pochettino di quello che è stata questa andata straordinaria, ma anche dare i meriti a chi sia in campo che fuori ha dato il massimo, perché questo marchio, questa casacca, questi colori che hanno segnato la storia del calcio canavesiano tornassero alla ribalta. Ebbene, adesso vi presenterò i protagonisti di questa sera che ci racconteranno cosa c'è dietro questo, definiamola miracolo, impresa, assolutamente no, semplice vittoria meritata della San Giustese. Buonasera, partiamo con Fabiano Altobello, il allenatore, una delle colonne portanti che già è stato nostro ospite, buonasera. Buonasera, buonasera. Poi il capitano, Cristian Egerfer. Buonasera. Complimenti, bravissimo. Grazie. E il direttore generale, Stefano Grosso. Stefano, buonasera. Buonasera. Ragazzi, che dire? Parto da te Fabiano, all'epoca abbiamo detto ma non parliamo più di tanto, sai, la scaramanzia eccetera, è vero che quando siete venuti a trovarci eravate primi in classifica, stavate volando in coppa e adesso tracciamo il bilancio finale, un bilancio sicuramente molto positivo perché avete vinto il campionato, quindi promozione, la coppa a livello locale l'avete vinta, siete arrivati secondi per pochissimo anche a livello provinciale in coppa, ti aspettavi tutto questo? No, nel senso che non nascondo, come ci siamo detti, che sapevamo di avere tra le mani qualcosa di buono e di valore assolutamente, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano, a partire dalla società, quindi dalle persone che la compongono e per arrivare alla squadra. Quindi sapevamo che c'era del materiale importante. Avevamo ambizione perché volevamo fare comunque un campionato di livello, ma un campionato di livello significava provare a giocarcelo. Mm-hmm. Comunque sì, non bisogna dimenticare che di questa squadra una buona parte l'anno scorso Cessi io non giocava o comunque non erano insieme. E poi è rinato, esatto. Quindi diciamo che siamo andati oltre le più rosee aspettative, nel senso che la vittoria della Coppa a dicembre ci ha dato sicuramente tanta consapevolezza, anche perché sai, l'abbiamo vinto contro una squadra di seconda che gira nelle posizioni alte del suo girone. E l'aver preso la conquista nell'ultima del girone d'andata ha rafforzato questa nostra convinzione. Il girone di ritorno poi è stata, tra virgolette, una cavalcata trionfale, nel senso che dopo poche giornate avevamo già preso il largo, probabilmente anche in maniera inaspettata, e quindi da lì è stata poi una gestione della situazione. E, che non è sempre facile gestire. No, non è sempre facile, come ho detto a qualcun altro, io mi sono reso conto delle potenzialità di questa squadra e della possibilità che aveva questa squadra nei primi allenamenti di gennaio, quando, non ricordo se fosse il 2 o il 3 di gennaio, richiamo di forza, quindi non richiamo, inizio di forza. Quindi ho fatto un bel fondello. Ho fatto un bel fondello, li ho portati a fare salite sui 100 metri, quindi comunque salite importanti, e al freddo, al buio, ed eravamo in 23 o 24. Quindi quello esatto, quello è stata una dimostrazione di quella che era la volontà, certo, della squadra, ed è stata sicuramente l'ingrediente principale, oltre alle capacità dei singoli. E la stagione poi è andata alla perfezione, abbiamo vinto il campionato, mi sembra 4 giornate dalla fine, ci siamo giocati comunque una finale importante contro il Rebaudengo, che si sta giocando il suo campionato di seconda.
abbiamo perso i supplementari in una partita che comunque è stata una partita aperta, con occasioni da una parte e dall'altra, in cui hanno vinto loro, bravissimi, assolutamente, ma avremmo potuto tranquillamente vincere noi se la partita avesse preso una piega un po' diversa. Alla fine si è giocata su qualche episodio, quindi assolutamente bilancio positivo. Diciamo un secondo punto di partenza, perché se certo. Il primo punto di partenza ce l'abbiamo avuto l'anno scorso, questo deve essere un punto di partenza per cercare di costruire ancora, di migliorare ancora, di provare a fare il nostro campionato l'anno prossimo nella categoria che ci siamo conquistati, e sapendo che sicuramente la credibilità è la prima cosa che abbiamo restituito alla San Giustese, nel senso che quando una società rinasce, a volte si rinasce nell'incertezza, nella precarietà, diciamo così, ma duriamo, non duriamo, invece noi siamo riusciti a dare prima di tutto credibilità al nome, che era la cosa più importante. I risultati ci hanno dato una mano, adesso tutti quanti vedono nella San Giustese quello che era, e quindi da questo dobbiamo ripartire nuovamente per cercare di fare ancora meglio. Assolutamente. Cristian, capitano, allora, come dal campo abbiamo sentito, naturalmente tecnico, quindi fuori per modo di dire, comunque, perché la panchina in realtà è direttamente sul campo e poi Fabiano è uomo di campo. Da capitano, com'è stata questa stagione? In che cosa siete stati bravi nel creare il gruppo e soprattutto nel crescere partita dopo partita? Beh, è chiaro che a inizio stagione probabilmente non ci conoscevamo nessuno, nel senso erano tutti ragazzi nuovi, tutti ragazzi che arrivavano da esperienze differenti. Cioè. Il gruppo è cresciuto man mano, diciamo che la società ci ha dato una grande mano, perché comunque tutti i ragazzi che si sono adoperati per la causa, e poi il mister ci ha messo il suo, nel senso sì. Ci ha aiutato molto a far diventare proprio un vero gruppo questa squadra, che oramai non è solo più un giocatore singolo, ma è proprio, si parla di gruppo e certo. non di giocatori singoli. Questo è importante, perché alla fine dei conti, quando si riparte, come ha detto Fabiano, il problema è che hai un uomo di peso da portare sulle spalle, una casacca che pesa, perché al di là di tutto del fatto che è stata una ripartenza, però è il fatto anche di ci sono delle attese, anche i tifosi che vogliono che arrivino i risultati, quelli li avete regalati. Chiaro, poi il nome è San Giustese, e quando uno sente subito il nome San Giustese pensa subito in grande. In verità facciamo passi piccoli alla volta, siamo partiti adesso, man mano speriamo di crescere, però diciamo che la stagione è stata più che positiva, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Beh, avete fatto veramente tanto, perché ripeto, arrivare a conquistare due trofei, sfiorare il terzo, quindi triplete quasi sfiorate subito al primo anno, complimenti. Sì. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, peccato. Comunque avete fatto molto bene, avete dimostrato il vostro valore, la vostra forza in campo e fuori, umanamente e tecnicamente, e questo è importante. Grazie. Stefan, che dire, la parola a chi questa squadra, questa società l'ha costruita fuori, ha portato il cemento, i mattoni per costruire una casa, quella della San Giustese, che è una casa forte, perché le basi sono importanti. Quanto è stato determinante anche il lavoro che avete avviato l'anno scorso prima di scendere in campo? Sì, le difficoltà sono state soprattutto all'inizio, ad aprile, probabilmente un anno fa di questi tempi, le prime chiacchiere, le prime battute, ci siamo trovati, abbiamo capito che si poteva fare, tutto è nato dalla nostra casa, perché poi rivedere il Cerutti con il manto erboso sistemato e finalmente un campo vero, restituito a quello che era la gloria, esatto, esatto. A chi l'ha vissuto ovviamente su altri livelli anni prima, sicuramente ci ha dato gli input per partire. Piano piano ci siamo riuniti sempre più persone, abbiamo trovato chi si è preso la responsabilità di guidare la società, lato sportivo, con Franco Lepera, che è il direttore sportivo, abbiamo... Grande Franco, lo salutiamo! Abbiamo iniziato a cercare giocatori. Devo dire che un gruppo di ragazzi di San Giusto c'era già. È chiaro che poi quando
si è sparsa la voce che la San Giustese veniva rifondata. Abbiamo poi dovuto selezionare perché chiaramente qualcuno si è proposto. Chiaro che dopo, con la ufficializzazione dell'arrivo di Fabiano come allenatore, ci ha dato quella credibilità che a livello societario non avevamo, perché eravamo un gruppo nuovo, nuovo. Tutto da costruire, tutto da fare da zero. Una scelta oculata anche quella dell'allenatore. Sì, io lo avevo avuto a Corio, avevo avuto il piacere di essere allenato da lui a Corio e mi ero innamorato del suo modo di fare calcio, soprattutto in settimana. Nonostante avessimo vissuto la stagione difficile, per me era stato un anno super positivo, perché mi divertivo negli allenamenti, non mi capitava è poco, tanto che, nonostante la fatica e l'impegno. Posso confermare. Da mi viene da fare una battuta, lui che quando prende la bici fa migliaia di chilometri, la fatica, a parlare di fatica con Fabiano è sempre un po' particolare, non voglio essere nei vostri panni, soprattutto nei tuoi, Chris. Come dicevo, io avevo quasi timore reverenziale di chiamarlo, perché è chiaro che la terza categoria come nome spaventa un po' chi ha sempre fatto calcio ad altri livelli, quindi c'era un po' questo timore. Dopo gli ho detto vabbè, facciamo una chiamata, proviamoci. Lui subito era sulle sue, insomma, poi ci siamo visti a San Giusto e il campo ha fatto la differenza. Beh, ragazzi, permettetemi, conosco bene quel campo, ho iniziato la mia carriera giornalistica seguendo quella che era la signora Omicidi, quindi la San Giustese di prima categoria che vinse quel campionato a mani basse con una sola sconfitta in tutto il campionato. E quindi effettivamente è un, diciamo così, un campo, uno stadio, perché è uno stadio, che ti dà un'emozione fortissima e ti fa sentire quello che è il calore non solo di San Giusto, ma poi respiri un qualcosa di diverso. Effettivamente, tra l'altro, ragazzi, adesso chiedo anche a voi, a tutti e tre, visto anche che il tifo è stato fondamentale, vero Fabiano? Avete gli ultra sono tornati... Assolutamente sì, nel senso che sapevo che San Giusto è sempre stata piazza partecipata, piazza che vive lo sport e la squadra locale in maniera importante, è sempre stato così, è stato ai tempi del professionismo. E mi immaginavo un seguito, devo dire la verità, non così, nel senso che comunque sia, noi abbiamo avuto una media di almeno 200 persone a partita, neanche in campionati superiori, ci sono quelle medie. Parliamo di terza categoria, cioè, siamo andati a giocare, chiamiamolo derby vittorioso, prima e seconda, quando abbiamo vinto 5-1 a Locana, ci sono state 350 persone ed erano all'80% di San Giusto, cioè certo. Vedere le foto di quella partita, Capobianco, il cugino che ha calcato altri palcoscenici, mi ha detto quanta gente c'era, no? Sembrava una partita di Serie D quasi, certo. No? Quindi non nego che la Curva Sud, come la chiamiamo e come si fanno chiamare, è stata per noi molto importante e un simbolo di immedesimazione su quello che è San Giusto e San Giustese, i colori di quella maglia. Quindi è stato assolutamente un appoggio e una forza in più a cui va il nostro grazie, il mio personale, credo di quello di tutta la squadra e della società, perché non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Certo. Cristian, si dice spesso che il tifo è il dodicesimo uomo in campo. In questo caso è stato così? È proprio vero. Non ci hanno fatto mancare nulla, nel senso striscioni, cori, fumogeni, ho visto coreografie bellissime. Proprio un calcio, per chi è abituato a queste categorie, cioè è veramente fuori da ogni norma. Sì, sì, ma effettivamente un qualcosa in più che ha dimostrato l'attaccamento, ma anche il fatto che, e questo chiedo a te anche Stefano, il fatto che il progetto che, torno a ricollegarmi al discorso del progetto, un progetto che è sentito non solo da chi lo vive e ha creato fisicamente questo progetto, ma anche da chi lo deve sostenere. Assolutamente sì, devo dire che rivedere quella tribuna piena è forse la più grande emozione, no? Da ex bambino e ragazzo che ha vissuto quei campi in altre epoche. E, come diceva Fabiano, è vero che la partecipazione c'è sempre stata, ma così attiva non ce la immaginavamo.
siamo stati bravi in società, soprattutto chi si occupa, no, dei social, di fare associazione, di fare aggregazione, a coinvolgere tutti, soprattutto anche i ragazzi giovani che si stanno magari avvicinando al calcio, che in paese non vedevano da... loro non l'hanno visto. No, qualcuno no, purtroppo qualcuno non l'ha mai visto. Quindi devo dire che siamo molto contenti di questo. I due elementi, lato societario, che piacciono di più sono proprio la tribuna piena e la partecipazione agli allenamenti da parte dei ragazzi. Queste sono soddisfazioni difficili da descrivere, perché certo, poi partendo da zero sono dei risultati tangibili, quindi siamo molto contenti. Certo, perché molte volte abbiamo visto anche altre realtà ripartire di nuovo dalla terza categoria, come è successo per in altre situazioni, ma quel colpo d'occhio regalato effettivamente quest'anno al Cerutti è veramente un plus. Mi permettete di dire, forse quello è il quarto trofeo, la quarta vittoria di quest'anno, l'aver portato, quarto, diciamo così, sigillo di quest'anno, e l'aver riportato così tanto pubblico, così tanta emozione, così tanta partecipazione. Una città di, come San Giusto, che non stiamo parlando di una città da migliaia, da milioni di abitanti, ma comunque una piccola, ma comunque sempre attiva in realtà, che sta facendo molto bene. Fabiano, quando appunto hai iniziato questo progetto, come ha detto Stefano, c'era naturalmente un po' di titubanza per il fatto di... Però mi ricordo che raccontaste anche in questo studio che questo nome, questo peso importante che c'è quando si parla di San Giustese è stato uno stimolo, non è stato un freno. No, assolutamente, nel senso che ricordo ancora e ho ringraziato oggi a livello social Stefan per quella chiamata, perché ricordo ancora quando lui mi disse ma un po' di paura a chiedertelo, perché però guarda, noi vorremmo riportare il calcio a San Giusto, io se devo pensare a una persona penso a te. Io in quel momento ero in ballo con un'altra società e gli dissi guarda, aspettiamo un secondo, perché comunque è una proposta da vagliare e vediamo un pochettino cosa succede. Poi quella proposta non si è concretizzata e non nego che avevo detto di no a delle prime, a delle seconde, non volevo scendere sinceramente di categoria, perché dopo tanti anni in cui ti crei, diciamo, un curriculum, e poi però uno ci ragiona e dice no, parliamo della San Giustese, parliamo dell'ultima società professionistica dopo Torre Juve che abbiamo avuto in provincia di Torino, parliamo del Cerutti, parliamo di un qualcosa di grande, certo, no? E io sono dell'idea che quando si crede in qualcosa e si vuole credere in qualcosa si deve credere dall'inizio, perché è facile arrivare poi a carte in tavola, no? Nel senso, invece devi sapere che su certi progetti devi crederci quando le carte le hai ancora in mano. Giusto. E così è stato. Poi ripeto, è normale che Stefano mi ha un po' fregato, perché mi ha portato sulla tribuna del Cerutti a parlare. La prima cosa che ha fatto: ma andiamo a vedere il campo. Andiamo a vedere il campo. Quindi fatto quello è stato fin troppo semplice. Poi ringrazio Stefano per le parole di stima di prima, e ricordo che ho io di Stefano, di un ragazzo di una serietà pazzesca, quindi quando una persona così mette la faccia, certo, in qualcosa, lo fa perché ci crede, perché ci mette serietà, e di conseguenza era una ricetta in cui gli ingredienti c'erano, bisognava crederci, metterli insieme. Permettetemi di ringraziare tutte le persone, giusto, in questa situazione che hanno reso possibile quest'annata, perché ripeto, gli ingredienti iniziali sono questi, ma poi c'è la presenza di, permettetemi i ringraziamenti, perché ripeto, gli ingredienti principali sono quelli che abbiamo detto prima, ma poi Francesco Prudente come secondo, Max Vargiu il preparatore dei portieri, Franco Lepera che non c'è qua ma ha fatto un lavoro pazzesco, il nostro direttore sportivo, Carlo Verga, Tony Grosso, il papà di Stefan, Zemignani, Dennis il presidente, Rudy, il Doc, Isabella, Michael della Sportiva, voglio dire, da ringraziare, mi sono dimenticato sicuramente qualcuno e poi mi lo ringraziamo. Io li ringrazio tutti, perché un'annata così strepitosa è possibile soltanto se c'è, come dicevo prima, immedesimazione, nel, certo, senso, non è possibile raggiungere determinati obiettivi se tutti non credono nello stesso modo di poterli raggiungere,
e se la San Giustese è riuscita a fare quello che è riuscita a fare, prima di tutto a ridare credibilità a questo nome, a coinvolgere il pubblico, a coinvolgere i ragazzi, è perché tutti gli attori ci hanno creduto. Certo. E questa è la cosa più importante, secondo me, il successo più grande che ci dà speranza di poter continuare su questa riga. Poi, a prescindere dai risultati di campo, che sono una conseguenza, come ti disse a Valperla, quella prima volta ti dici, nel fare le cose bene, i risultati di campo poi arrivano. Ecco, e questa credibilità ci dà la possibilità di fare le cose bene ancora in futuro. Molto bene, questa è la cosa più importante. Assolutamente. Cristian, da giocatore, da capitano, cosa ha significato per te vestire con la maglia e portare con la maglia, portare attualmente con la maglia, poi vincere con quella maglia? Quando a luglio presi la decisione di tornare a giocare, devo ringraziare loro perché mi hanno portato in mezzo a quel campo. Quando entri in mezzo a quel campo, la voglia viene da sé. Stefano, alla fine sto campo uccide abbastanza. Uccide abbastanza. E poi, ovvio che quando entri in uno stadio vero, tutta la gente, il tifo, l'acclamazione, eccetera, eccetera, ti viene voglia di giocare, quindi di far bene. Non potevamo non far bene. Beh, avete dimostrato di essere bravi e capaci, vi siete, quello che avete conquistato lo siete conquistati voi e nessuno può dire il contrario, che non siete meritati in tutto e per tutto. Questo è fondamentale. Stefano, appunto, San Giustese anche per te, che appunto, come dicevi prima, hai vissuto quel campo, cosa ha significato anche per te? A livello personale, in questo caso, ti chiedo. Beh, io ho smesso di giocare a calcio quando è arrivato il Covid, insomma, dopo non si sapeva se si riprendeva o no l'attività, quindi avevo già 32 anni, insomma. Già, avevi appena 32 anni. Su. Ho preso questa decisione, poi è chiaro che per chi come me quel campo l'ha vissuto, ripeto, tutto il settore giovanile, juniors nazionale, qualche apparizione solo in panchina perché non ho avuto la fortuna di esordire in prima squadra in Serie D, da San Giustese è chiaro che avendo la possibilità di ricreare la squadra lo stimolo era fortissimo. Devo dire che avevo anche una mezza intenzione di riprendere a giocare perché, come ecco, diceva Cristian, il campo è il campo, poi io ci sono cresciuto. Però ho cercato di ritagliarmi un ruolo, diciamo, di costruzione, di organizzazione, di coordinamento e soprattutto mi è piaciuto provare a trasmettere ai ragazzi che non hanno magari conosciuto quella realtà, certo, che cosa significa indossare quella maglia, che cosa significa il blasone di quei due colori e quello che vuol dire, no? Calcare quel terreno, sebbene in palcoscenici diversi a livello di categoria, però comunque il peso della maglia, come abbiamo detto, è importante ed è la cosa più importante della squadra, della società. Diciamo che non è mai tardi per tornare. È vero che con gli allenamenti di mister Altobello poi uno ci pensa un attimino prima di andare a faticare, no, vabbè, la mia è una battuta, sì, però è... ne ho fatto uno che... e mi è bastato. Beh, viva la sincerità, però alla fine dei conti. Però è vero che quegli allenamenti sono stati determinanti sotto tanti punti di vista, perché sì, i ragazzi sono arrivati fino lì e anche merito. Poi la serietà con cui hanno preso l'impegno questi ragazzi era da rispettare, quindi non abbiamo creato situazioni che potessero andare a rompere determinati equilibri che si sono creati grazie appunto alla professionalità che abbiamo portato all'interno dello spogliatoio con Fabiano e il suo staff. Certo. Questo è fondamentale. Siamo arrivati quasi alla fine, ma l'ultima domanda naturalmente è d'obbligo, nel senso che se vinto si va in seconda, a questo punto che cosa dobbiamo aspettarci? Non so, che è prematuro perché c'è ancora una stagione, ancora così, siamo ancora nella stagione corrente, però è naturale che chiedo a tutti e tre quali sono le aspettative per la prossima stagione. Magari con questo si allarga un piano più un sorriso. Tanto la mia risposta la conosce. Però te la devo chiedere. No, beh, ma ci mancherebbe, giusto, nel senso che ti posso dire una cosa, serietà, nel senso sicuramente quello che c'è da aspettarsi dalla San Giustese è la serietà, nel senso fare le cose nel modo giusto, confermando un gruppo
che si è meritato e che ha dimostrato di stare anche a confronto con squadre di alta classifica in una categoria superiore. Quindi questa è la base di partenza. Nel ringraziare tutti, non ho ringraziato i ragazzi e il capitano in primis. C'è tempo per farlo. Le cose sono, a volte sono scontate, ma è sempre meglio ricordarle. Bravo, quindi bravo. Questa è sicuramente la prima cosa di cui da aspettarsi dalla Santustese. Quindi serietà, la voglia di affrontare il campionato con l'ambizione di fare bene. Fare bene può significare tutto, può significare niente. Può significare a un certo punto della stagione giocarsi qualcosa di importante o a un certo punto della stagione doversi salvare, nel senso, però farlo sempre nel modo giusto, questo ce lo dirà il campo, certo. Nel senso, il campo ci dirà quale sarà la nostra forza nel campionato. Noi l'unica cosa che possiamo dire è che lo faremo col massimo della serietà che ci è contraddistinto anche quest'anno. Assolutamente. Cristian, cosa ti aspetti l'anno prossimo? Prima di tutto io, okay. La fascia da capitano. No, sicuramente se lavoreremo come abbiamo lavorato quest'anno, quindi seguendo le indicazioni del ministro, seguendo le indicazioni di chi era lì per insegnarci, quindi poi il campo parlerà, nel senso, certo. noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile, noi giocatori, e vedremo di fare il massimo che riusciremo. Poi se il massimo sarà salvarci sarà quello, o se magari sarà magari qualcosina in più, vedremo. Assolutamente, è giusto anche. Speriamo in bene. Stefano, tu che il ruolo di dirigente, di direttore generale è sempre più difficile in questo momento, perché giustamente loro dicono, ok, ci aspettiamo questo. Noi non siamo abituati ai proclami, anche quando l'anno scorso siamo ripartiti, tanti ci davano per favoriti, noi non potevamo saperlo perché intanto non conoscevamo il livello della categoria, non conoscevamo gli avversari, banalmente non sapevamo nemmeno in che girone ci aspettavano, quindi anche quest'anno è la stessa cosa, abbiamo qualche certezza in più a livello insomma di staff tecnico e di squadra, sappiamo che la squadra, la base squadra è già una buona rosa così. Già, non si parte da zero. È chiaro che proveremo a migliorare laddove ce ne sarà l'occasione. E l'importante è fare un campionato serio, un campionato credibile, continuare il percorso di crescita, che vuol dire consolidare la categoria e chissà, qui, come diceva Fabiano, la stagione parlerà da sé, la classifica la guardiamo poi più avanti. Noi cerchiamo di lavorare come abbiamo fatto quest'anno, certo. Sia a livello societario che a livello di squadra, bene, seriamente. Chissà se riusciremo a portare a termine anche qualche altro progetto in società, e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Beh, siete giovani sia sotto il punto di vista anagrafico che come società che è rinata, sicuramente avete tutto il tempo per lavorare e lavorare bene e far crescere questo progetto, un progetto che avete dimostrato sul campo, ma ripeto, anche fuori, che è un progetto serio. Non mi resta che ringraziarvi per esserci venuti a trovare, per averci raccontato questa stagione. È vero che potremmo stare delle ore, perché la stagione è lunghissima, abbiamo parlato delle partite, degli rivali, eccetera, ma credo che alla fine dei conti, permettetemi, quello che parla per voi è quello che avete fatto, che non è il semplice risultato, ma quello che avete ridato credibilità a una società che mancava, avete dato anche credibilità a un calcio canavesano che ha voglia di società come la vostra, come società anche come altre che sono ripartite negli ultimi anni, non solo quest'anno, e che stanno dimostrando che in Canavese si può ancora fare del buon calcio. Ragazzi, in bocca al lupo per il futuro, buon vento, come dice qualcuno, ci rivediamo sicuramente tra qualche mese, perché so che qualche altra sorpresa ce la regalerete. Grazie, alla prossima, a voi, grazie mille.